L'azienda nasce ufficialmente nel 2000, anche se covava sotto la cenere già da qualche anno. È stata una scelta comunque di vita, una scelta di cambiamento rispetto a un modo di vivere, dalla città alla campagna, ovviamente cambia tutto, cambiano le relazioni sociali. L'atto agricolo è un atto che viene sviluppato nel tempo e quindi presuppone un orizzonte temporale lungo, che è tutto il contrario di quello che poteva essere la banca quando ci lavoravo nel settore titoli. È tutto veloce, compri, vendi nel giro di un secondo. Qui è tutto il contrario, qui pianti una vigna all'orizzonte temporale 30 anni. Contrada San Michele è una delle zone migliori forse per la coltivazione della vite acupramontana, ed è questa pianetta fra acupramontana e Staffolo. La convinzione che proprio dalle viti più vecchie si riesca a fare i vini più importanti, migliori, più longevi. Fin da subito, quindi da quando poi ci siamo trasferiti, l'idea è stata quella di fare dei vini che potessero esprimere il territorio, senza mediazioni, senza correzioni. E in questo il biologico è stata poi ovviamente una scelta conseguente. Quindi oramai diversi anni che abbiamo eliminato tutta una serie di coadiuvanti chimici che si usano in enologia. Dalla vendemmia, quindi dal grappolo fino alla messa in bottiglia, di fatto non c'è nessun tipo di sostanza chimica che viene addizionata. L'idea che poi viene fondamentalmente dalla Francia è quella di riuscire a esprimere quel mix irripetibile che è la stagionalità, l'esposizione delle vigne, il microclima, il lavoro dell'uomo ovviamente e il tipo di terreno. Qui una volta c'era il mare che ritirandosi ha lasciato sedimenti appunto di carbonato di calcio, di calcare, anche di tufo, che danno una struttura tutta particolare al vino, molto, molto sale, una grande sapidità. Chiaramente per avere una produzione di eccellenza bisogna cercare di lasciare poche gemme, in modo che poi il carico di uva sia non troppo elevato. E la potatura è fondamentale perché è da qui che nasce tutto. Come si imposta la pianta in potatura ci dice praticamente quasi tutto su poi come sarà la raccolta. Tutto nasce dalla potatura, quindi da come si lavora in inverno. La cosa bella di piantare una vigna è che ti metti nell'ottica di fare qualcosa che appunto durerà decine di anni, e l'agricoltura da sempre è stata un po' un custodire il mondo per tralasciarlo ai propri figli. Quindi il tornare all'agricoltura è un po' anche tornare a un vecchio modo di porsi rispetto alle cose, rispetto allo sviluppo, rispetto al mondo e al modo di porsi con le generazioni future. Is it my time of life? Is it my time of life? Is it my time of life?